Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful su Canale 5? Le anticipazioni della longeva soap e i possibili scenari. Continua l'appuntamento con le puntate speciali di Beautiful in Italia, ambientate a Roma, città che fa da scenario alle vicende intricate della celebre soap opera. Liam si trova ad affrontare una dolorosa verità, dimostrando come non sempre sorprendere la persona amata sia una buona idea. Determinato a sostenere Hope nel giorno della presentazione della sua nuova collezione, Liam utilizza l'aereo privato del padre per raggiungerla nella capitale italiana. Tuttavia, il suo gesto romantico si rivela tardivo. All'arrivo in albergo, scopre che la moglie è già fuori in compagnia di Thomas, e i due stanno esplorando insieme la città. La giornata primaverile romana fa da sfondo alle passeggiate dei due tra monumenti storici, chiese barocche e giardini rigogliosi. Liam, spinto dalla speranza di rivedere la moglie e congratularsi per i suoi successi, segue le tracce della coppia per le vie della città. Quando finalmente la scorge nei pressi della maestosa Domus Aurea, ciò che accade davanti ai suoi occhi lo lascia senza parole. Hope, in un momento di apparente intimità, prende il volto di Thomas tra le mani e lo bacia appassionatamente. La risposta di Thomas è altrettanto intensa e il loro bacio non si ferma a un singolo momento di trasporto, ma si ripete più volte, rendendo chiaro che tra loro c'è qualcosa di più profondo. Beautiful, anticipazioni settimana prossima, arriva Andrea Bocelli nelle nuove puntate. Liam rimane immobile, incredulo e ferito, trattenendo a stento le lacrime mentre assiste alla scena. La realtà lo colpisce con forza. Non è Thomas ad aver sedotto sua moglie, come aveva sempre temuto, ma è Hope ad aver preso l'iniziativa, ribaltando completamente le sue aspettative e lasciandolo in uno stato di totale sconvolgimento. In preda all'angoscia, Liam si allontana di corsa, consapevole che il suo matrimonio potrebbe essere irrimediabilmente compromesso. Questo però, potrebbe portarlo a ricredersi sul comportamento del giovane Forrester. Nel frattempo, la città eterna è anche teatro di momenti più gioiosi e romantici. Alla festa organizzata dopo la sfilata, Brooke vive un'emozione indimenticabile. Insieme a Ridge, ascolta la voce inconfondibile di Andrea Bocelli, che intona il brano A te mentre si accompagna al pianoforte. Il tenore, celebre anche oltreoceano, dedica la sua esibizione alla coppia dei Bridge, che sembra aver ritrovato la serenità e l'amore proprio a Roma. L'atmosfera della festa è magica e la performance di Bocelli contribuisce a rendere la serata un momento di riconciliazione e speranza per Brooke e Ridge, lasciando intendere che il loro legame potrebbe uscire rafforzato da questa esperienza nella capitale italiana.